Ciao, sono Enzo, benvenuti in questa rubrica. Parliamo di autori della fotografia e oggi nello specifico andiamo a parlare di Giampaolo Barbieri e del suo libro Madagascar. Barbieri nasce nel 1938 a Milano e la sua passione per il cinema, aveva infatti lavorato da giovane come attore, come costumista, lo portano pian piano a avvicinarsi da autodidatta a quello che è il mondo della fotografia. Inizia a fotografare praticamente facendo degli scatti agli aspiranti divi, da lì viene subito notato proprio per quello che è il suo talento naturale, da lì gli viene appunto proposto di trasferirsi a Parigi per andare a lavorare insieme a Tom Coblin, che era l'allora fotografo della rivista Bazar. Nel 1964 torna a Milano dove apre il suo primo studio fotografico, dove inizia a realizzare servizi di moda per la rivista Novità. Questa rivista nel tempo, poi nel 1966, diventerà proprio Vogue Italia. Tra l'altro Barbieri è stato, insieme a pochi altri fotografi, insomma, quello che ha aperto praticamente le porte, insomma, ha creato veramente la fotografia di moda, insomma, in Italia in quel periodo. Da quel momento inizierà poi a collaborare con Condé Nast, insomma a lavorare per varie riviste internazionali, insomma come Vogue America, Vogue Germania, Francia e tante altre. Dopo una lunga carriera nella fotografia di moda e diversi apprezzamenti a livello internazionale, Barbieri negli anni 90 decide di incominciare a viaggiare, insomma, esplorando dei posti più esotici, cercando nuove ispirazioni in posti lontani e totalmente diversi da quelli che era abituato a frequentare, per cui alla ricerca di qualcosa di nuovo, di inesplorato, e uno dei primi viaggi è proprio questo Madagascar, dal quale appunto nascerà poi questo libro. Giampaolo Barbieri, che descrive questo luogo, per cui il Madagascar, come il vero paradiso in terra, incomincia a raccontare con la sua fotografia quelli che sono, diciamo, gli abitanti, i pescatori, i contadini del luogo. Oltre alle persone e alla fauna, Barbieri con le sue fotografie ha voluto raccontare anche quelli che sono magari dei dettagli, per cui degli oggetti particolari di quei luoghi, ma sempre attraverso la sua visione estetica, tant'è che vediamo che tutte le fotografie sono infatti in bianco e nero, che è la tecnica, diciamo, da lui preferita rispetto a quello che è il colore. Come lui spesso ha detto, diciamo, il colore magari ha il rischio di poter a volte distrarre, mentre in bianco e nero, diciamo, mantiene questa sua essenzialità. Ok, anche per oggi è tutto. Come sempre, se avete delle domande da fare scrivete qui sotto nei commenti. Per il resto, se vi è piaciuto il video, lasciate un like e condividete. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. E ci vediamo la settimana prossima per un nuovo appuntamento. Ciao!